Formare il personale, programmare le assunzioni, diminuire la pressione sui pronto soccorso e investire sul fascicolo elettronico. Sono queste alcune delle migliorie necessarie al sistema sanitario discusse venerdì scorso durante un dibattito che si è svolto nella sede elettorale del centrodestra in piazza 20 settembre a Fano. Oltre alla candidata sindaco Lucia Tarsi e ai rappresentanti locali e regionali della Lega che hanno organizzato l'incontro, al tavolo dei relatori erano presenti l'esperto Nando Campanella, Pierpaolo Morosini, già dirigente sanitario, e Paolo Sossai, professore di medicina preventiva all'Università di Camerino. Dai dati illustrati nel corso della serata è emerso che il Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori al mondo, visto che tutti i cittadini possono accedervi e che ognuno di essi ha un medico di base. Tanti però sono ancora i disservizi e le inefficienze. Nel nostro territorio, ha precisato Tarsi, l'incapacità di programmazione dipende da una volontà politica precisa. C'è stata una dequalificazione e un impoverimento dei servizi, ha proseguito, e il protocollo d'intesa, spacciato dal PD come un grande successo, in realtà è solo un modo per aprire le porte a una sanità privata sostitutiva e non integrativa. Le liste d'attesa sono purtroppo uno strumento di selezione sociale. Chi si può permettere di pagare può permettere di curarsi e di stare meglio. Chi non si può permettere di pagare è costretto ad accettare queste liste d'attesa che sono veramente inqualificabili, sono umilianti, sono lesive della dignità e soprattutto del diritto alla salute di tante persone. Abbiamo visto i dati, molti italiani hanno lasciato la possibilità di curarsi, la prevenzione non viene più attuata e addirittura c'è un tale scoramento, un tale svilimento nei confronti delle possibilità della sanità pubblica che la gente si è pure avvilita al punto da non ribellarsi più. Ecco, questo non è il modello di sanità che ci piace. Noi abbiamo bisogno di una sanità che sia efficiente, che sia una sanità di qualità e una sanità disponibile per tutti, accessibile per tutti, indipendentemente dal livello sociale e dalla capacità di poter pagare o meno. Chiunque parli di risorsa a proposito di sanità privata o mente sapendo di mentire oppure semplicemente non ha studiato, e quindi direi che forse è il caso che magari prima di affrontare di nuovo un tema come questo ci sia una maggior preparazione e che si faccia con persone e competenze qualificate come quelle di questa sera.